amici e amici, bentrovati. Questa sera con estremo piacere ho un ospite di San Cataldo. Andiamo a sentire i partner. Allora sindaco, si inaugura, si riapre questo luogo nel centro, nel cuore della città. Apriamo la pagina economica di questa sera. Anche la settimana che è trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico. Bentrovati a questa edizione dell'Indice sul canale 178 di Teleiblea con l'informazione. E apriamo immediatamente, ovviamente, con la pagina politica. In questi giorni ci saranno le inaugurazioni di alcuni comitati elettorali, come quello dell'avvocato Cultrera il 13 aprile alle ore 19. E poi il 14, quindi a seguire il giorno dopo, il comitato elettorale di Riccardo Schinina. E rimaniamo sempre appunto nella pagina politica e vi facciamo vedere, vi facciamo sentire e vedere l'intervista al candidato al Consiglio Comunale Francesco Barone. Vediamo. Sentiamo un altro protagonista di questa campagna elettorale che è stato anche protagonista nei 5 anni passati con l'amministrazione Cassino. Conoscete Ciccio Barone, candidato nella lista Patto per Ragusa, ma non con Cassino sindaco, con Schinina sindaco. Allora Ciccio, prima di tutto ecco, noi ti abbiamo lato l'ultima volta con la conferenza stampa, giorno dopo, quando praticamente si è finito il tuo amore e il rapporto con Cicci, con Peppe Cassì. Ecco, sono passati un bel po' di mesi, cosa ne pensi di questo? Ma io sono, guarda Mario, sempre più convinto della scelta che ho fatto, perché chi mi conosce sa che sono una persona tutto d'un pezzo, non mi vendo per una poltrona, potevo benissimo rimanere con Cassì, accettando tutto quello che mi chiedeva di fare, ma io purtroppo per me la dignità è un'altra cosa. Tra l'altro io penso che se fosse rimasto con Cassì, neanche Cassì avrebbe bisogno di tutte queste alleanze, avremmo vinto tranquillamente al primo turno. Però io ritengo che per me la parola, la stima, il modo di operare conta più di qualsiasi altra cosa. Questa è una parola importante, sì, la stima. A questo punto anche Cassì ha detto è caduta la stima. Certo, ma la stima è caduta a vicenda, lui sa perché, io so perché, ci sono alcune operazioni che io non voglio più ribadire e dire perché mi interessa parlare oggi di programmi, dico sempre che vinca il migliore, però quando un rapporto finisce non finisce solamente da una parte, io sono uscito da questa amministrazione da 7 mesi, l'unica cosa che chiedo è che chi mi doveva sostituire in quei 7 mesi, perché era la persona in auge, perché di famiglia importante, ciò che devo dimostrare è sotto gli occhi di tutti, solamente questo dico, io so che cosa ho fatto, so che cosa ho fatto per la mia città, il mio impegno H24 c'è sempre stato, per cui per me è una vicenda chiusa e ripeto, per chi mi dice come mai hai fatto questo passo, era più semplice oggi, come fanno tanti, imboccare un boccone amaro, andare avanti, tapparsi il naso, tranquillamente tenersi una poltrona d'assessore per altri 6-7 mesi, e poi con una coalizione messa insieme con Cassino non ci sarebbero stati sicuramente possibilità forse neanche di un ballottaggio. Però tu hai fatto pensare che ci fosse di più, qualcosa che, cioè tu hai fatto capire che non andava su tante cose, sì, ma non andava, accordi, ma non andava molto regolatore, cose. Non è che era un rapporto, sai, tutti i rapporti si superano anche fra marito e moglie, scelte amministrative, il modo di dare gli incarichi, il piano regolatore, perché vedi, apro una piccola parentesi e poi la chiudo. Se io, come dice, che sono stato bugiardo, avevo torto sugli incarichi professionali, perché i dirigenti non danno più un incarico professionale in maniera diretta? Se sul piano regolatore
le accuse precise che abbiamo fatto sulle compravendite dei terreni, su altre cose, sono un bugiardo. Perché il piano regolatore, avendo i numeri, visto si che è fermato, no, avendo anche i numeri dell'opposizione, perché adesso cosa succede in questa amministrazione? Sì. Quelli che attaccavano Cassì con 880 articoli in 4 anni dicendo che Cassì era incompetente e inutile, oggi sono suoi alleati. Aveva i numeri per poterlo passare. La domanda è: questo piano regolatore tanto sbandierato, e io ho puntato solamente 3-4 cose su questo piano regolatore, se alcune cose non andavano, che era poco chiaro, il piano regolatore è stato bloccato. Cioè, allora dico, tante bugie non le ho dette, ma chi mi conosce sa che sono una persona molto pulita e trasparente, e quando vedo cose che non mi piacciono... Poi, come si suol dire, dice, i guai della pignata li conosce chi... Però, chi gira no, la ma pignata, quello che io sto dicendo, nella pignata, sì, ma io ti sto dicendo quello che dico io, è che una volta lo voglio dire una volta per tutte, ma per chiarire, però non voglio più parlare, perché per me Cassì rimane un ma amico. Ma io devo fare il mio lavoro. Certo, la politica, io queste cose che ti sto dicendo sulle scelte amministrative e su, ecco, non l'ho detto mai a nessuno, non è la, vedete che io già da questa amministrazione, già da 2 anni me ne voglio andare. Sono 2 anni che chiedevo al sindaco, sì, di è vero, io questo lo, per lo, cui non è vero che io ho tirato per un semplice motivo, ho tirato una questione di rispetto, perché Cassì è una persona che ho creato io, una persona che ho voluto io, e mi sentivo addosso quella responsabilità, che è importante anche nei confronti della città, di tentare di arrivare fino alla fine. Ma credimi, non è vero della fotografia, degli accordi che io volevo candidarmi a sindaco, perché poi su di me hanno uscito di tutto di più, perché poi scatta la cosiddetta macchia del fango, no? Per cercare di dire, lui se n'è andato perché aveva altre persone. Me ne andavo perché volevo fare il sindaco al posto di Cassì, mi sarei candidato a sindaco, penso che sono una persona molto più conosciuta rispetto a tanti altri candidati che ci sono, ma non era quello il mio obiettivo è che comunque c'erano delle situazioni, io da 2 anni dicevo le cose che non andavano, le dicevo pubblicamente ante tutta la giunta, per cui non è una cosa che io dico che è sbagliato o che lo faccio alle spalle, io le cose che pensavo su scelta Ibla, su scelte su Marina, su scelte sullo sviluppo economico, su mancata programmazione, su che non credevo al destination manager, che non mi piaceva il sistema degli incarichi, che non mi piaceva il sistema dell'urbanistica, che non mi piaceva il sistema dei contributi dati così, no? In maniera molto... cioè alcune cose io non condividevo, ma non è che non le ho detto da 2 anni. E io, se sono rimasto, e lo ripeto e lo dico perché mi piace dire le cose come stanno, io se sono rimasto per 2 anni devo, il sindaco, ringraziare solo 2 persone, Nunzio Basile e Luigi Rabito, ma io da tempo me ne volevo andare perché non condividevo più una scelta. E ripeto, è stato per me un senso di responsabilità anche nei confronti della cosa, perché non sono la persona come penso, sono una persona molto leale, e Cassì lo sa, tant'è vero che tante volte che ho avuto seri problemi in consiglio comunale, problemi che ho risolto io della tenuta della maggioranza, anche quando potevo farli del male, non l'ho mai fatto, perché per me conta molto di più una stretta di mano che un accordo scritto. Certo, il problema è che qualcuno non ha mantenuto la stretta di mano, perché tutto quello che si era detto e si era programmato non è stato mai rispettato. È probabile che queste voci che voleva fare il sindaco lo hanno un po' indispettito. Ma se io volevo fare il sindaco oggi sarei candidato a sindaco, Mario. Sì, sì, però siccome qualcuno lo diceva... Vabbè, Mario, tu devi considerare che tutte le mattine arrivavano sempre, mi arrivano messaggi, perché qualcuno ogni mattina raccontava qualcosa sempre di falso nei miei confronti, anche se pubblicavo una storia sui social o uno stato su WhatsApp, andavano dal sindaco a dire Ciccio l'ha fatto contro di te, cioè io ero per i fatti miei totali, e ogni mattina dovevo trovarmi queste telefonate di spiegazione, di rimprovero. Ripeto, a me non interessa, la partita è chiusa, lo stimo come persona, perché rimane sempre un amico, lo stimo, come politico molte cose non le ho condivise e gliel'ho dette, perché una cosa è l'amicizia, una cosa è la allora politica. Ciccio, chiudiamola questa parte, sì, che comunque dovevo per forza farti dire, perché non ci sentiamo da, certo, da parecchi mesi. Qualcuno dice che questa è forse anche la motivazione per cui il Movimento 5 Stelle alla fine non c'è stato, e che questa coalizione, che non so se tu o altri avete creato, tu hai detto io ho creato Cassì, magari lui si arrabbierà. Ma è la verità, non dico bugie. Che ha creato Cassì, no? Io sono andato a cercarlo nel suo studio, chiedo di andarsi al sindaco. Questa coalizione dice è troppo eterogenea, c'è Ciccio Barone, c'è il PD, insomma, è una cosa... anzi qualcuno l'ha chiamato un minestrone freddo. Sì, io dico la verità, devo dare atto che gli uomini di Cassì sono molto bravi nella comunicazione e nella manipolazione, e ti spiego perché. Questo progetto parte inizialmente da quattro soggetti civici: Patto per Ragusa, la mia lista, Generazione, la lista di Riccardo Schieninà, Territorio, la lista gestita da Raffaele Schemmari, e Più Europa, gestita da Massimo Iannucci. Queste 4 liste si mettono insieme, incominciano a parlare per programmare un candidato a sindaco che fra le forze civiche esce su Riccardo Schieninà. A questo si aggrega anche il PD, che accetta la candidatura di Riccardo Schieninà, ok? Cioè parte da un Movimento 5. Io però faccio
un passo indietro a chi ci accusa, chi è bravo sui social, chi tutti i giorni cerca di mettere queste cose in giro. Io vorrei guardare un attimino la coalizione anche dall'altra parte, al contrario. Vedete cos'è? Questa coalizione, giusto o sbagliata che sia, è trasparente, ci ha messo la faccia, non sta nascondendo qualcosa dietro. La coalizione di Cassì, guardiamola. Avete visto che quando ha presentato la sua coalizione, il sindaco di Modica, uomo di Cuffaro, della Democrazia Cristiana, tant'è che Modica candida... Non è un reato, però. Sto dicendo, uomo di Cuffaro, tant'è che a Modica fa il partito Democrazia Cristiana, annuncia i miei uomini a Ragusa che appoggeranno Cassì, faremo il progetto, sono Maria Malfa, sono Giovanni Guerrieri e sono Mario D'Asta. Questi tre uomini fanno parte del progetto del sindaco di Modica, a cui Cassì ha chiesto però, fate una cortesia, venite, ma non dite che siete di Cuffaro, ok? Mettiamoci all'interno, fate una lista civica, poi giustamente D'Asta è preoccupato, ma ti voglio dire, D'Asta proviene dal PD, Partito Democratico, e va con Cassì. Guerrieri proviene prima ancora dall'MPA di Lombardo, poi passa ai 5 Stelle e poi oggi passa con Cassì. Faccio un'ipotesi, D'Asta e Guerrieri in 2880 articoli in 5 anni contro il sindaco, addirittura ci sono alcuni articoli in cui dicevano che il sindaco era meglio e si dimetteva perché era un incompetente. Oggi invece sono Cassì è bravissimo, tutto un tratto si appiana tutto, passano anche l'ultimo consiglio, gli emendamenti di Mario D'Asta non sono mai passati per dare contributi a tutti anche nel bilancio e tutto questo c'è il silenzio più totale. Lo stesso sindaco che prima è sotto coscienza di tutti, che io addirittura cercavo spesso di mediare, queste cliti continue col sindaco di Modica perché si odiavano. Adesso cosa succede? Si mettono insieme per un progetto, ma ho paura che si mettano insieme anche per la migliore gestione del lato idrico e questa è una cosa che poi dovremmo stare molto attenti anche in futuro su questa vicenda. Poi io vi ricordo di andare a guardare in dietrologia i post del sindaco Cassì, contro addirittura quello che diceva su Cateno De Luca, perché non è che il sindaco di Cassì parlava bene di Cateno De Luca. Oggi tutto è consentito in virtù di un'alleanza. Non sono allora, partiti però. Però, insomma, allora, però vedi, sono. Giocare, allora, noi potevamo fare benissimo dire al PD, fai la lista civica, non tirare al PD, fai la lista civica. Ma ritengo che tutto questo non è una cosa bella, perché è andare a prendere in giro l'elettore e cui ti dico, io faccio veramente dall'altra parte la grande ammucchiata, perché ci sono anche uomini di Raffaele Lombardo in quella lista, inutile che non lo diciamo, hanno messo un candidato che è vicino anche a Raffaele Lombardo, attenzione, non ho niente contro queste persone, però dico, anche lì c'è un cocktail di persone, ma sono stati bravi a nasconderlo e buttare fango su altre persone. Poi mi farebbe piacere, quando si dice invece di cocktail, forse no, fatto male o minestrone, mi farebbe piacere che parlassero delle persone. Però diciamo, chi sono queste persone che secondo voi rappresentano un minestrone o sono delle persone incapaci? Mi farebbe piacere parlare della capacità di alcune persone, perché io vedo candidati che ci sono stati anche assessori uscenti, mi farebbe piacere qualcuno si è fatto una ideologia di tutti gli assessori uscenti che ci sono candidati, cosa hanno prodotto, o dei consiglieri uscenti. Io per me quello che conta è la professionalità delle persone che compongono le liste. Io oggi, se mi devi credere, io sono un uomo di centrodestra e continuo a essere uomo di centrodestra. Questo è un progetto politico diverso, nato perché era un'alternativa a Cassì, anche il centrodestra, devo dire che mi spiace anche dirlo, si è mosso male, perché inizialmente anche il centrodestra poteva fornire un nome prima, ma si sono fatti, scusando il termine, prendere un po' in giro da Cassì, che se l'è portati fino a gennaio per poi scaricarli, perché era già chiaro che Cassì vuole andare con Massari. Altra domanda, Massari è di sinistra o di destra? Per cui anche lì ci sono pezzi di destra, pezzi di sinistra, pezzi di centro, l'unica cosa che vanno a dire, si inventa il discorso delle liste civiche. Ma anche lì non c'è un'ideologia precisa, tant'è che mi risulta che il piano regolatore viene anche bloccato dagli uomini di Massari, che fa parte dell'accordo, perché vuol dire che quello che diceva Ciccio Barone, anche gli alleati attuali hanno qualcosa da ridire, per cui il problema è anche un altro, non è per noi una grande brodaglia quella che ci vuole essere, il nostro problema è che se noi sappiamo amministrare, se vinciamo noi le elezioni, non abbiamo un problema, il problema è Cassì, che è abituato con la monolista a governare, con tutti questi alleati e con altri alleati che sono deputati regionali a Modica, per cui mi dispiacerebbe che da Modica ci devono dire anche come dobbiamo amministrare, no? O da Messina che ci dovrebbero dire come dobbiamo amministrare, perché dobbiamo essere uomini liberi, perché per amministrare in questa città o sei libero o ti fai male o non amministri bene. Quello che mi farebbe a me piacere pensare è come farà Cassì con tutte queste strane alleanze che ci sono e con quale coerenza adesso Guerrieri, D'Asta, che ne hanno dette di Cassì, di cotte e di crude, oggi dicono che è un bravo sindaco. Cosa è cambiato in un mese? Può cambiare in un mese la mentalità di una persona che dice adesso Cassì mi interessa? No, mi interessa perché lì è una scelta di poltrone. Lì è una scelta chiara
perché io vado con Cassini, perché forse è l'unico modo, perché posso essere una poltrona. E perché si dividono Gurriel e D'Asta? Perché entrambi hanno una promessa di un posto assessoriale e se si mettono nella stessa lista non lo possono ottenere. Così un posto va a D'Asta e un posto va a Gurrieri. Si sono venduti per una poltrona, questa è la verità. E se qualcuno mi vuole smentire, quando usciranno prima gli assessorati a primo turno e poi quando ci sarà il ballottaggio, perché in questa città il ballottaggio è sicuro e la lista degli assessori sarà completa, poi questa discussione che stiamo facendo la riporteremo invece. Noi, purtroppo lo dico invece in verità, non stiamo parlando neanche di assessorati perché non ce ne frega niente. Non è un problema. Ma questa è la cosa a cui io non credo. No, però, no, Mario, ma te lo dico sinceramente. No, io non credo che si possa stare in una riunione e poi si dice no, beh, per gli assessorati. Mario, niente, ti posso garantire vediamo. Che per gli assessorati, per il nostro, per quando parliamo di assessorati, mai. Ci saranno dei colpi di scena, perché è giusto. Cioè, non vorrei che poi fate a sorteggio. No, assolutamente no. Ci saranno anche, perché noi puntiamo anche molto a quello che può essere anche un aspetto la qualità. La qualità di persone competenti nei posti giusti. Allora, a proposito di qualità e di persone nei posti giusti. Ancora però noi da nessuna parte abbiamo sentito parlare di programmi, perché all'inizio era ancora presto, stiamo vedendo, la lista ancora non l'abbiamo fatta, ma il programma è pronto. Ora il programma non me lo raccontare tu? No, ma ti dico in pillole. No, perché se mi racconti tutto il programma, finalmente c'è un programma di 80 pagine. No, ma io ti dico le cose più importanti che noi faremo innanzitutto per quanto riguarda anche centro storico, attività turistiche, momento culturale e tutto quello che vogliamo fare anche per il recupero di molti immobili all'interno del centro storico. Vedi, per esempio, abbiamo già lasciato, e la cosa mi dispiace, c'è già un progetto finanziato, pronto, appaltato per quanto riguarda la Via Roma. Questo progetto, capisco che l'ho fatto io, non è mai partito perché giustamente forse non mi si voleva dare, no? L'input. Ed è una delle grandi critiche che hanno fatto. Sì, ma il progetto è lasciato, io lo rendo pubblico, tra l'altro c'è una conferenza stampa, i soldi ci sono, il progetto è fatto, esecutivo, è costato solo 12.500 euro e 1.700 euro di incarico contro i 30.000 euro di incarico che ha fatto il mio collega Giuffrida sul ponte e il 1.100.000 euro del costo di questo ponte. Cioè, anche gli scontri miei molti col sindaco erano: ma perché riesco a fare le cose con 2 lire e praticamente altre cose devono costare un sacco di soldi? E venivo rimproverato perché devo stare zitto sui costi, non devo parlare come spendevo poco. La parte della mia vallata, 27.000 euro, realizzata con illuminazione, ringhiera, tutta completa, l'ho completata, non me l'hanno fatta mai aprire, dicendo che c'è il rischio di crollo. Ma poi si va a capire perché solo 27.000 sono state spente per illuminare la parte che non l'ho curato io. La stessa cifra hanno fatto solo per illuminare il ponte, Mario. Cioè, io faccio un'intera vallata e poi 4 fari costano 27.000 euro illuminare un ponte. E lì è stata una cosa che diventava un pazzo. Questo cosa vuol dire, Ciccio? Scusami. No, che sono dire spendaccioni che usano allora metodi che uno. No, io dico sempre che, vedi, io ho perso un sacco di tempo nel fare le gare per cercare a trovare le persone. A trovare non solo, a trovare i costi giusti. Cioè, perché è troppo facile fare una gara che ci stai a preparare un appalto una settimana perché metti i costi del prezziario e via, senza neanche vedere se si può anche risparmiare. Perché io ho ragionato sempre come se la città, il comune fosse un'impresa, forse un'impresa mia è casa mia. Ora ti dico, per esempio, noi che cosa stiamo facendo, Di Mario? Lasciando perdere la Via Roma, c'è il progetto che poi non ho potuto completare, perché l'altro progetto era una riqualificazione totale della Via Roma che va dalla rotonda fino a praticamente al ponte della Via Roma. E lì noi cosa volevamo fare? Siccome mi secca dare l'incarico diretto a Tizia e a Cassa Sembroni, perché tutti bussano per avere un incarico, che se poi vedremo l'elenco degli incarichi professionali, vedete che ci sono anche padre, figlio e nipote che ottengono incarichi per 140.000 euro in tre, no? Capito che anche mogli, no? Cioè, se guardiamo gli incarichi professionali come sono stati dati, vedete un po' che c'è qualcosa che non va. Cioè, noi ancora non li abbiamo potuti rendere pubblici perché non abbiamo fatto le nostre, no? Abbiamo mandato a chi deve mandare questi incarichi e ci sono valutazioni che vanno fatte. Allora, per noi la riqualificazione vede un concorso di idee dove può partecipare chiunque, dove possono avere migliori progetti, perché c'è una riqualificazione. Noi l'abbiamo detto, per esempio, perché la mia lista si chiama Patto per Ragusa? Perché voglio fare un patto con la città. Noi abbiamo detto che nei primi 100 giorni riapriremo la Via Roma in ZTL, perché è una cosa che i commercianti chiedono da tempo. E l'ha promesso anche il sindaco. Liberiamo la strada. Col progetto che ho fatto io si libera la strada, perché il progetto, guarda, che realizzare il progetto di riqualificazione della Via Roma ci vogliono 40 giorni. Cioè, con questo progetto che noi faremo, col progetto che noi faremo, poi rendi, quando c'è la ZTL aperta con delle fioriere sistema di verde, metti in sicurezza la strada, le macchine possono passare in attesa del progetto di riqualificazione totale a Via Roma, che diventa anche carrabile. Dopodiché abbiamo detto che rifaremo in Via Roma e in tutta la città anche il nuovo progetto dei Deors, perché oggi i Deors sono fondamentali per le attività commerciali. Quando tu giri in tutto il resto d'Italia, in Sicilia, anche consentire il fatto che anche d'inverno si possono semichiudere in strutture non permanenti, non stabili, no? Strutture amovibili. Non solo, e anche creare degli eventi, abbiamo detto all'interno dei Deors, si potrà tornare a farlo, concordati col comune
e devono essere consoni al tipo di tipologia, se è a Ibla, se è in via Roma e altro. La politica turistica e la politica culturale, politica turistica, certo, perché quello che sta facendo le altre città, solo da noi non si può fare, solo da noi ci vuole calma piatta su tutto, e questi i risultati stanno vedendo. Per esempio, noi consideriamo sempre una promozione del territorio 365 giorni l'anno, cioè Mario, sono 7 mesi che non si fa più una promozione del territorio e i risultati a Pasqua sono visti. Ibla vuota, Marina vuota, io sono stato a Siracusa ieri, e gli altri giorni, lunedì di Pasqua, c'erano 60 pullman, cioè non si poteva camminare, era piena anche di ragusani, questo è quello che ti dà fastidio, le attività, io per poter mangiare, c'erano tutti i locali pieni, cioè questo ti fa pensare che tutto serve, per esempio anche il recupero dei locali in via Roma, cioè non parlo solo di attività commerciali, tutti questi bilocali, monolocali, spesso affittati anche da extracomunitari, neanche affittati a regola d'arte, noi cosa stiamo dicendo? Prendi questi bilocali, monolocali, trasforma in strutture ricettive, perché mancano a Ragusa Centro, noi ti diamo un contributo e una defiscalizzazione in 5 anni, però tu mi devi dimostrare che ogni anno fatturi, cioè non è che poi ti apri l'attività solo per prenderti il piccolo contributo per prendere e non lavori, devi dimostrare che lavori. Abbiamo parlato di un problema di ordine pubblico all'interno del centro storico, non solo, noi cosa abbiamo detto? Quando ho fatto il concorso per i vigili urbani era per 35, lo sai perché poi siamo scesi a 7 o a 5? Perché dobbiamo assumere dirigenti extradazionali che costano oltre 300.000 euro, che noi non li vogliamo. Cioè questi soldi per tutti questi dirigenti a 155.000 euro l'anno in più, ma che cosa servono? Ah, questo lo devi dire tu che eri assessore al personale. Ma vedi, i due extra dotazionali hanno presi quando io non ce l'ho più, Mario. Perché molte cose, anche molti concorsi di alcune questi cose ultimi condivisi, 5. Sono stati fatti. Allora, i vigili urbani sono stati presi, vabbè, poi 5. Sì, ci vuole, ma io ne devo prendere 35. Noi nei prossimi anni, perché era quello previsto in piantone, ne prendiamo 35. Perché vogliamo tornare a rimettere il vigile di quartiere a Ragusa Ibla, il vigile di quartiere a Ragusa Centro, il vigile di quartiere a Maia Ragusa. Vogliamo fare delle convenzioni con gli studi di vigilanza privata per il controllo del territorio, ma non solo per il centro storico, ma anche per quanto riguarda le contrade. Contrade in cui non promettiamo acqua, fogna, perché chi lo promette è un bugiardo, perché le condizioni economiche del comune di Ragusa non lo consentono. Noi possiamo promettere solo due cose: le telecamere per il controllo del territorio, possiamo promettere praticamente anche l'utilizzo anche di asfaltare alcune strade importanti che molte volte vengono declassate e vengono utilizzate, una buona raccolta dei rifiuti e soprattutto anche un ottimo controllo del territorio, questo è quello che vogliamo fare. Noi vogliamo aiutare tutte quelle persone che in questo momento hanno difficoltà economiche, perché basta, vedi, le case popolari, le case del comune, quello che serve, Mario, sì, ci sono, ma non possono accontentare tutti. 25.000 euro nel bilancio del comune di Ragusa per l'aiuto alle famiglie povere, ma 25.000 euro a Ragusa, guardate che è ridicolo. Noi cosa faremo? Aiuteremo e potenzieremo il contributo fitto a casa. Cioè io, siccome non ti posso dare una casa se tu rischi lo sfratto e altro, ti aiuto. Io ti aiuto per pagarti l'affitto. Perché questo conviene, Mario? Perché se io devo dare un alloggio popolare comunale, poi mi costa a me la manutenzione, mi costa la ristrutturazione, mi costa tutte cose, il comune va a spendere di più. Invece noi cosa facciamo? Io ti do un contributo, l'anno. Ti do un tot l'anno, perché io ti pago direttamente l'affitto, non do soldi a te, io pago direttamente la struttura che ti sta affittando, il proprietario, in questo modo non c'è il rischio che tu ti prendi i soldi e li utilizzi per altre situazioni, in questo modo io risparmio. Vogliamo dare degli sgravi fiscali importanti per quanto riguarda tutti coloro e le aziende che superano gli over 50, che oggi sono i nuovi poveri che hanno difficoltà a trovare lavoro. E soprattutto, Mario, faremo due cose importanti, te lo dico. E chiudiamo, Ciccio. Sì. Siamo più di 20 minuti. Faremo un assessorato esclusivo su Marina di Ragusa, che è importante, su San Giacomo, cioè c'era un assessore che gestisce tutto. E poi un'altra cosa che noi vogliamo anche valutare e vedere all'interno del nostro spazio sono anche quelli che riguarderanno anche lo sviluppo economico, cioè noi lo vogliamo vedere anche in maniera diversa. Noi dobbiamo anche studiare quello che è un piano commerciale di quello che serve oggi al centro storico, perché se si aprono le stesse attività che oggi si aprono nei centri commerciali, perché la gente dovrebbe venire al centro storico? Certo. Quando io faccio un piano commerciale e stabilisco quali sono le attività importanti che si possono anche aprire, io poi ti posso dare un contributo, ma ho selezionato quale attività importante devi aprire. Dobbiamo cambiare lo sviluppo. Noi vogliamo poi eventi programmati importanti tutto l'anno, perché in questo momento, dal Natale ad oggi, spendendo i soldi, non abbiamo visto nulla. Ciccio, ci sarà occasione, perché diciamo che la campagna elettorale si è accesa ora, ma abbiamo fatto già 22 minuti, che è un po' troppo. Parlo tanto, chiedo scusa. Che è un po' troppo e quindi dobbiamo chiudere. Noi ci vedremo. L'unica cosa posso dire, in bocca al lupo a tutti i candidati ai sindaci, dico sempre a tutti, votate chi volete votare, ma l'importante è andate a votare, questo è importante. Grazie Ciccio Barone, andiamo avanti.
Ford Mustang Mach-E All Electric. Cambiamo pagina, questa volta diamo la linea a Peppe Lizio con Sostiene Peppe Lizio e parliamo di ambiente. Ascoltate. È di questi giorni la ferma presa di posizione del presidente della regione Renato Schifani per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia. In parole povere, il presidente Schifani sospende l'installazione di nuovi, e soprattutto per quanto riguarda le richieste di nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia, sostenendo che questi impianti effettivamente non arrecano giovamento per la nostra regione, in quanto devastano il territorio, non comportano un incremento di personale occupato e soprattutto perché poi tutta l'energia che viene prodotta va appunto nel nord d'Italia, dove poi viene utilizzata. In parole povere, il presidente sostiene che non viene nessun giovamento dall'installazione di pannelli fotovoltaici per la Sicilia. Badate bene, non stiamo parlando dei pannelli che troviamo sulle abitazioni, perché già quelli sono presenti in oltre 500.000 esemplari di impianti fotovoltaici sulle abitazioni in Sicilia, ma stiamo parlando quelle delle grandi estensioni di terreno che generano mega e mega kilowattori. Quindi le istanze sono molteplici, perché ovviamente la nostra regione, come tutte le regioni del Mezzogiorno, sono le più soleggiate e quindi è molto appetibile il nostro territorio per la produzione di energia derivante da impianti fotovoltaici. Però è ovvio che in questo momento la situazione è tale che solamente il 3% dell'energia prodotta da questi grandi impianti poi viene data ai comuni dove risiedono quegli impianti. E quindi la regione non ha nessun vantaggio, perché non viene nemmeno una royalties a favore della regione. Ecco che quindi il presidente Schifani interviene sulla materia sostenendo che questa situazione va modificata, deve essere fatta una legge che dia anche un ristoro alla regione. Ma badate bene, il presidente Schifani non vuole un ristoro in termini economici, lui chiede che appunto l'energia che viene prodotta sia in Sicilia e venga data prima ai siciliani, in questo modo abbattendo anche i costi delle bollette che noi sopportiamo e soprattutto abbiamo sopportato in termini di forte aumento nell'ultimo periodo. A questa posizione di Schifani si sono poi aggiunti anche il presidente della regione Calabria e il presidente della regione della Basilicata, quindi un fronte dei governatori contro praticamente il governo centrale. E badate bene che sia il presidente della regione Schifani che quello della regione Calabria sono due di Forza Italia e quindi organici alla maggioranza di governo che in questo momento è a Roma, quella del centrodestra. E quindi si è aperto quasi uno scontro tra i presidenti delle regioni e il governo centrale, perché il ministro Urso invece, che è appunto il ministro che è deputato a questa tematica, ha detto che bisogna andare avanti perché è di fondamentale importanza la transizione ecologica che è prevista anche dal PNRR. E quindi si è aperta questa diatriba tra le due istituzioni, il governo centrale e la regione Sicilia. Io, per quanto mi riguarda, devo dire che la posizione del governatore Schifani mi convince, perché sostengo che in effetti qualcosa di tutta questa produzione ingente, perché il trend è positivo per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili in Sicilia, debba pur rimanere
chiudere, perché se non si ha nessun tipo di ristoro non si capisce perché il nostro territorio debba uscirne devastato da queste estese pannelli fotovoltaici nel nostro territorio, e invece noi non abbiamo nessun vantaggio. È una posizione che sicuramente deve essere attenzionata, proprio perché lo scontro politico è anche molto interessante, e quindi lo continueremo a vedere questa situazione, proprio perché è qualcosa che poi tocca da vicino le tasche di noi siciliani, e quindi è un argomento interessante e che è giusto che venga sollevato. Alla prossima puntata. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal consorzio di tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Andiamo velocemente in chiusura con due servizi molto importanti. Intanto tanti auguri alla Polizia di Stato, 171 anni dalla fondazione, un ampio servizio realizzato proprio stamani durante la cerimonia per ricordare appunto la nascita della Polizia di Stato. E poi vi lasciamo con la pagina sportiva con Gianni Papa, e su questo io vi do l'arrivederci con le prossime edizioni. Mi è grato esprimere a 171 anni dalla fondazione del Corpo la gratitudine e l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, impegnati ogni giorno a inverarne e incararne i principi. Ogni giorno la Polizia di Stato è chiamata a presidiare la cornice di legalità e di sicurezza necessaria al compiuto esercizio di libertà personali e collettive. La medaglia d'oro al valore civile attribuita alla bandiera della Polizia di Stato ne è conferma e testimonianza. Ogni giorno gli appartenenti alla Polizia di Stato sono interpreti dei valori costituzionali di solidarietà e di coesione sociale, come il contributo offerto in occasione di recenti eventi emergenziali e la complessa attività nel campo dell'immigrazione e dei servizi per l'integrazione degli stranieri. Messaggio del signor Ministro dell'Interno. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato rivolgo nel 171° anniversario della Fondazione un sincero augurio e un sentito ringraziamento per l'attività svolta quotidianamente a servizio delle istituzioni e della collettività. Avete percorso questi 171 anni di storia accompagnando con lungimiranza ogni mutamento sociale e politico del Paese. Rivolgo un commosso ricordo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la vita o hanno riportato infermità in servizio, in nome dei valori con cui ogni giorno ciascun poliziotto sa interpretare i principi costituzionali di solidarietà e coesione sociale. Auguri e buona festa della Polizia! Messaggio del signor capo della Polizia. Schieramento a te. Riposo. Quest'anno celebriamo il 171° anniversario della fondazione della nostra istituzione, senza restrizioni della pandemia, ma ancora con una grande tristezza nel cuore per la perdita di un eroico collega. Pochi giorni fa ci ha lasciato uno di noi, un vero professionista della sicurezza. L'assistente capo coordinatore Domenico Giorgino lo ha fatto in quella drammatica giornata del 3 marzo, lasciandoci senza parole, segnando il nostro cammino e quello di tutta la Polizia di Stato. Lo ha fatto provando a salvare un anziano automobilista che con la propria auto era caduto in un canale,
senza preoccuparsi della propria incolumità. Sono stati ritrovati insieme il poliziotto e il cittadino, uniti in un abbraccio commovente e senza tempo, che rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti noi. Domenico Zorzino, donandosi all'uomo che ha provato a salvare, non ha esitato a sacrificare la propria vita, i propri affetti, tutto ciò che aveva costruito per soccorrere un cittadino in difficoltà, anteponendo l'altro all'io. Questo gesto, insieme a quello di tutti i colleghi che nel tempo sono caduti nell'adempimento del dovere, ci segna e ci stimola con forza dirompente alla riflessione e ci ricorda la vera essenza della nostra mission. La Polizia di Stato, sulle orme di un glorioso passato, nasce per esercitare le proprie funzioni a servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Al centro del nostro agire quotidiano c'è, e lo ribadisco con forza, il cittadino, con i suoi bisogni e aspettative, con le sue difficoltà e con la sua voglia di partecipazione ai destini del nostro Paese. L'essenza della Polizia di Stato è il servizio alla collettività. Questo è il nostro imperativo categorico, che dobbiamo onorare sempre, nonostante la complessità degli scenari all'interno dei quali siamo chiamati ad agire e dei fenomeni con cui in ogni angolo del Paese tutti i giorni ci confrontiamo. Questo è l'esempio che Domenico lascia a tutta la Polizia di Stato, ai tantissimi colleghi che in ogni angolo del Paese, con umiltà e passione, ogni giorno portano avanti la nostra mission. A tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato va la mia infinita gratitudine e il mio personale riconoscimento per tutto ciò che anche quest'anno è stato fatto. È con grande orgoglio poi che saluto il conferimento della medaglia d'oro al valore civile alla bandiera per l'attività svolta dai reparti mobili. Proprio quei reparti che mi piace definire piccole famiglie all'interno della più grande famiglia della Polizia di Stato, che sono stati nel tempo sempre presenti in ogni momento in cui c'è stato bisogno di assicurare l'esercizio dei diritti, compreso quello al dissenso, delle libertà e soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi naturali. Una presenza fondamentale e silenziosa che ha accompagnato sempre lo scorrere della storia del nostro Paese e delle nostre comunità. Un ringraziamento sincero rivolgo, infine, alle organizzazioni sindacali per la lealtà, la responsabilità e la passione con cui in ogni realtà della nostra amministrazione stimolano l'indispensabile dialettica democratica e il confronto interno. Onori al questore della provincia di Ragusa! Pronto per la rassegna. Thank you.
Dante dia pure riposo. Riposo. Permettetemi di salutare e ringraziare particolarmente innanzitutto il signor prefetto di Ragusa, dottor Giuseppe Ranieri, per aver voluto presenziare stamattina alla deposizione della corona ai caduti della Polizia di Stato, dove abbiamo tributato loro il riconoscimento di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, proprio davanti alla questura, dove un monumento ne ricorda il sacrificio. Saluto con cordialità i signori magistrati, la deputazione nazionale e regionale presente, anche la deputazione che non è presente, che mi ha fatto pervenire dei messaggi di vicinanza alla Polizia di Stato, le illustri autorità civili, militari e religiose, il sindaco di Ragusa e tutti i sindaci che hanno voluto presenziare a questa cerimonia stamane, i gentili ospiti, tra i quali questori e funzionari in quiescenza che mi onorano della loro antica amicizia, nonché affettuosamente la rappresentanza dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e del personale dell'amministrazione civile dell'interno, tutto il personale che oggi assieme a me è lieto di ospitarvi per celebrare il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, finalmente in una piazza cittadina, finalmente assieme alla gente e finalmente con dei ragazzi che sono il futuro della nostra società, e grazie alle scuole e al coro per esserci. In questa occasione di rinnovata fiducia e ripresa totale della normalità, mi preme ricordare il gravoso impegno che ha visto protagonisti donne e uomini della Polizia di Stato assieme agli altri operatori delle forze di polizia sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza pandemica nel mese di marzo del 2020, rispondendo con alto senso di responsabilità e di sacrificio a particolari esigenze operative rese difficili dalla diffusione di un virus sconosciuto che ha lasciato segni indelebili purtroppo nella vita di tantissime famiglie italiane. In questa provincia, anche durante il 2022, tutte le forze di polizia hanno assicurato capillari e articolati controlli sul territorio, tesi a garantire l'ordine pubblico, spesso minacciato da tensioni sociali e movimenti di contestazione. La sinergia tra tutte le forze di polizia, comprese le polizie locali dei comuni della provincia, ha continuato a caratterizzarne l'operato, mettendo in atto i servizi concordati nei numerosi tavoli tecnici tenuti in questura, seguendo direttive ministeriali e dipartimentali, veicolati sempre attraverso i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto della provincia. Tutto questo è stato garantito sebbene ci si sia confrontati con una realtà che in alcuni momenti ha visto forti tensioni sociali. L'emergere di nuovi gruppi di contestazione alle politiche sanitarie del governo, movimenti di protesta da parte di alcune categorie produttive, il riemergere di un sopito antimilitarismo da parte dei gruppi antagonisti all'indomani dell'inizio del conflitto russo-ucraino e un impegno considerevole sul fronte dell'accoglienza e del trattamento delle migliaia di migranti giunti sulle coste iblee, non solo durante i mesi estivi, ma anche durante l'autunno e l'inverno che ci ha appena lasciato. Voglio sottolineare altresì il composto delle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Postale delle Comunicazioni, con le rispettive specifiche competenze di tutte le polizie locali dei comuni della provincia e delle parti speciali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, così come del personale dell'Ispettorato Dipartimentale della Forestale di Ragusa per i compiti istituzionali espletati nel territorio di riferimento. Tra le dinamiche sociali e politiche che hanno caratterizzato il periodo preso in considerazione in questa relazione, che prende in considerazione dalla fine di marzo dello scorso anno alla fine di marzo di quest'anno, ancora una volta si è rivelato prezioso il preliminare lavoro della Digos, svolto con discrezione ma assicurato dalla costante azione informativa, azione che si è rivelata insostituibile fonte di informazioni per calibrare la pianificazione dei servizi di ordine pubblico, per registrare ogni possibile segnale di disagio sociale, ovvero di criticità di varia natura, e prevenire situazioni di pericolo o minaccia alla sicurezza dello Stato. Risultati raggiunti sempre in piena sintonia con la Procura della Repubblica di Ragusa e per le parti di specifica competenza con i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura dei Minori di Catania. Solo a titolo semplificativo voglio soffermarmi su alcuni episodi significativi e rientranti nel campo dei reati che più colpiscono l'opinione pubblica.
Pur a fronte di un leggero incremento dei reati predatori, le attività di controllo del territorio da parte dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e degli uffici controllo del territorio dei commissariati distaccati hanno registrato alti livelli percentuali che hanno consentito di deferire all'autorità giudiziaria competente numerosi soggetti responsabili dei più svariati reati comuni e di assicurare l'arresto di soggetti resisi responsabili di furti in abitazione, in esercizi commerciali e in aziende. Chiudo questo discorso dedicando questa giornata a donne e uomini della Polizia di Stato che operano in questa provincia per la passione e la fedeltà con cui portano avanti la mission della nostra istituzione, che si racchiude nel motto esserci sempre. Anche quando, chiamati all'ultimo momento per una delle tante emergenze, lasciano a casa i loro affetti, rinunciando a festeggiare ricorrenze ed eventi familiari. Sono certa che saranno d'accordo con il loro questore nel ritenere comunque speciale il nostro lavoro, sin da quando abbiamo giurato fedeltà davanti alla Costituzione e alla nostra bandiera tricolore. Orgogliosi di quello che rappresentiamo nella società, ringraziamo le nostre famiglie che ci aiutano a sostenere il peso del sacrificio al servizio dei cittadini, che da noi si aspettano risposte in termini di sicurezza, protezione ed ascolto. Viva la Polizia di Stato, viva il tricolore, viva l'Italia! Procederanno ora alla consegna di alcuni riconoscimenti attribuiti al personale della Polizia di Stato che si è distinto in particolari ed eccezionali operazioni. Encomio, schieramento a te. Ispettore Paro Flavio, ispettore Vigno di Dario, sovrintendente Papandrea Pietro, vice sovrintendente Fragantino Angelo. Con la seguente motivazione, evidenziando elevate capacità professionali e di intuito investigativo, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 cittadini rumeni responsabili della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza sessuale sul minore e sfruttamento della prostituzione minorile. Ragusa, 2 maggio 2018. Chiamamento riposo. Encomio. Chiamamento a te. Sostituto commissario Tomasi Luca. Ispettore Belchiore Francesco. Sovrintendente Cicero Giorgio, sovrintendente Baeli Cairo, assistente capo coordinatore Caruba Giorgio, assistente capo coordinatore Stembari Luca, lode, assistente capo Agosta Fabio, assistente capo Crissone Giovanni, assistente capo coordinatore Farfaglio Paolo. Con la seguente motivazione, evidenziando elevate capacità professionali ed operative, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di 3 soggetti, resisi responsabili di coltivazione di oltre 7.000 piante di cannabis e detenzione ai fini della vendita di hashish, marijuana e olio di cannabis. Ragusa, 2 maggio 2018. Schieramento riposo. Encomio, chiaramento a te.
Vice sovrintendente Tumino Emanuele, assistente capo coordinatore Molè Salvatore, con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un'attività di controllo del territorio che si concludeva con il salvataggio di una donna rimasta intrappolata all'interno della propria vettura in fiamme. Ragusa, 14 maggio 2018. Schieramento risposto. Encomio. Schieramento a te. Agente scelto Ragusa Gabriele. Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un'attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo i residenti di uno stabile interessato da un incendio in appartamento. Roma, Lido di Ostia, 6 agosto 2016. Schieramento risposto. Lode. Schieramento a te. Ispettore Pelliccia Romolo, sovrintendente Terranova Antonino, assistente capo coordinatore Buscema Antonino, assistente capo coordinatore Salina Pietro, assistente capo coordinatore Fiamma Sebastiano. Con la seguente motivazione: evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività investigativa che si concludeva con l'individuazione e la successiva espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino sospettato di legami con il fondamentalismo islamico. Ragusa, 21 maggio 2018. Schieramento risposto. Finalmente in piazza, in mezzo alla gente, non a caso quest'anno secondo me il nostro motto esserci sempre assume la sua vera valenza, il suo vero significato, esserci sempre a servizio dei cittadini, assieme alla gente in questa splendida piazza, assieme alle autorità e tutti gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, ma assieme anche ai giovanissimi studenti delle scuole di Ragusa, del Coro Maria Leventre, che testimoniano il futuro della società civile. Ovviamente Piazza San Giovanni è uno dei nostri punti, come dire, di attenzione di tutta la provincia, non solo di Ragusa, ma la nostra presenza vuole significare la vicinanza alla gente, quindi la gente sa di poter contare su di noi. Noi chiediamo sempre anche alle associazioni di categoria, associazioni produttive, di sentirci e vederci come un punto di riferimento, perché comunque la loro attenzione sul territorio a noi serve per poi procedere con i nostri ovviamente strumenti operativi. Ma è chiaro che la nostra presenza di prevenzione col controllo del territorio attraverso le pattuglie sul territorio appunto devono e fanno la differenza. La passa l'acqua non ce l'ha fatta, gara 2 è finita come gara 1, pressa poco anche con lo stesso distacco, sia pure avendo un andamento molto diverso. C'è stata una prima grande frazione della passa l'acqua, mentre invece a Venezia è stata disastrosa la prima frazione, questa volta è stata pessima la terza. E poi alla fine il campionato si è finito ieri sera, attorno alle 10, un po' prima, quando Venezia, avendo vinto anche gara 2, ha tagliato fuori le biancoverdi dai playoff. Quindi questa stagione si chiude così,
È stata una stagione particolare, con un cambio di allenatore in corsa, cosa abbastanza rara, una stagione nella quale c'è stato un infortunio in partenza e uno nel momento più delicato, è una stagione nella quale non c'è stato quasi spazio per le giovani locali, nella quale le straniere si sono comportate bene, sia pure a momenti diversi. È una stagione che sicuramente può lasciare un pizzico di delusione, ma che a mio parere conferma invece ancora una volta che la passione, l'entusiasmo dei fratelli Passalacqua, che hanno ancora una volta, e mi ripeto, voluto offrire alla città questo palcoscenico di grande sport a livello almeno nazionale. Spero in settimana di poter, o comunque a breve di poter contattare sia qualcuno della dirigenza, sia prima che vada via l'allenatore Lardo. Non so se sarà qui ancora l'anno prossimo, se come è stato l'anno scorso è probabile, probabilmente la società indirà un'altra conferenza stampa per raccontare quelli che sono i programmi. Io credo che comunque bisogna essere grati alla famiglia Passalacqua, che ancora una volta ha regalato questa possibilità di sognare a Ragusa. Poi è andata come è andata, poi magari non è andata esattamente in linea con quelle che è la tradizione, dopo 10 anni comunque per la decima volta di fila si è andata ai playoff, non bisogna per questo essere delusi, diciamo che ogni tanto capita e l'importante è avere possibilità, voglia e passione per rifarsi, naturalmente sperando che i Passalacqua vogliono ancora continuare a sostenere questo loro meraviglioso giocattolo sogno di un'intera città e credo di un'intera regione. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per portare più in alto avanti possibile la Passalacqua, e appuntamento diciamo a ottobre dell'anno prossimo. Andiamo a chiudere questa breve carrellata dello sport ricordando che adesso c'è da continuare a seguire la Virtus impegnata nel tentativo di centrare la grande B l'anno prossimo, e il Ragusa impegnatissima, domenica giocherà in casa, a cercare di salvare questo patrimonio con la Serie D. Prima di chiudere parliamo del Giro di Sicilia. La tappa è arrivata a Vittoria, la seconda tappa, ancora una volta una volata nella quale il nostro capofila, il grandissimo Damiano Caruso, ogni tanto si diverte ad essere fra i primi anche in volata, è arrivato quarto. Una tappa interessante, nervosa, vista alla fine da una quantità enorme di spettatori che hanno dovuto, ovviamente, chiuso il traffico, c'è stato qualche piccolo problema per la circolazione cittadina, ma è una cosa normale. Il grande ciclismo presuppone questo, i corridori in gara hanno dimostrato di essere in forma, di voler regalare spettacolo, e io credo che ancora una volta, e mi ripeto con questo termine, non me ne vengono altri al momento, il grande sport abbia vinto, perché non è frequentissimo da noi vedere il ciclismo ad alto livello, e questo è il ciclismo ad alto livello, vedete i nomi, Ulisse, Bosome, Damiano Caruso e altro. Quindi ci auguriamo che esperimenti del genere si avvino a diventare di nuovo tradizioni, perché la Sicilia ha voglia di grande ciclismo, perché è in grado di offrire al grande ciclismo possibilità di scenari, di percorsi veramente straordinari, e i corridori in gara, tutti bravi dal primo all'ultimo, sono sicuramente all'altezza del compito che gli organizzatori hanno voluto loro assegnare. Noi ovviamente, come tutti i ragusani che si rispettano, tifiamo Damiano Caruso, che del resto è il vincitore, è colui che ancora simbolicamente la maglia numero uno sulle spalle. Questo è, come vedete all'arrivo, gran volatona. Damiano è sulla destra, vedete, con la maglia rossa, credo che sia arrivato quarto, poi qua ci sono gli specialisti e poi alla fine finita così. Ma ripeto, ancora una volta, questa tappa da Canicattì a Vittoria, il ciclismo ha dimostrato di essere sempre uno sport capace di affascinare e di richiamare folle come nessuno. Domani si riparte da Enna, non mi ricordo dove sia, credo che si vada, se non vado errato, fino a Termini Imerese, un'altra tappa di quelle dure, vediamo se Damiano deciderà di mettere a segno qualche grosso colpo. Detto questo, vi saluto.
La città di Ragusa, con i suoi patrimoni barocchi e la sua atmosfera d'altri tempi, con il suo mare caldo dove sulle spiagge di sabbia dorata sventola la bandiera blu, con le sue straordinarie eccellenze enogastronomiche prodotte in un territorio incontaminato, ti aspetta per una vacanza breve o lunga che sia. Hotel di ogni categoria, B&B e case vacanze al mare o in città. Trasferimenti, escursioni per chi viaggia da solo, con la famiglia o in gruppo. Aerea Tours, a Ragusa in via Risorgimento 4, telefono 0932 65 34 80. E primavera, è primavera, c'è la voglia di uscire, di andare in vacanza, di andare al sole, dalla montagna si passa al mare, ogni tanto dal mare si va ancora in montagna, la montagna e il mare si incontreranno prossimamente all'Aigueglia il 29 di aprile.